Ritrovati amici di Linea Diretta. Oggi parliamo di un film emozionante. Chi l'ha visto è uscito dalla sala veramente commosso. Il film è Fango e Gloria, racconta della Prima Guerra Mondiale. Con noi qui c'è il regista Leonardo Tiberi e poi la direttrice del Dipartimento Cultura della Regione Veneto, Maria Teresa De Gregorio. Perché abbiamo invitato lei qui in studio? Perché la Regione Veneto ha supportato quest'opera. Un'opera che è ambientata nel Veneto, in un Veneto particolare, nella Veronese, no? Ai piedi del Monte Baldo. Sì, il film è stato girato interamente nel Veneto, salvo una scena particolare, quella della ferrovia, che invece è stata realizzata in Toscana per motivi di logistica. E scelto questa zona perché a Verona abbiamo trovato le tre location fondamentali, principali del film, e quindi per esigenze produttive dovevamo un po' muoverci nei paraggi. Abbiamo individuato la zona di guerra alle pendici del Monte Baldo, dove è stata realizzata una bellissima trincea, opera del volontariato degli abitanti di Noversa, e nel forte Rivoli, che è un forte bellissimo, tenuto in maniera esemplare, che si è prestato magnificamente a realizzare gli interni. Maria Teresa De Gregorio, come nasce questa idea? Come mai la Regione interviene in maniera così sensibile? Beh, innanzitutto nasce da un senso di grande responsabilità e per un dovere civico nei confronti della nostra regione, che è stata scenario principale della Grande Guerra, quindi un riconoscimento anche a tutti coloro che in giovane età hanno perso la vita nei nostri territori. E il progetto produttivo in sé nasce da un'intuizione che la nostra regione, il nostro assessorato ha avuto nel voler creare un documento che fosse il documento che testimoniasse questo evento bellico. Ci fermiamo un attimo e vediamo alcune splendide immagini di questo filmato. Prego la regia di metterlo in onda. Tante che abbiamo utilizzato nel film sulle quali siamo intervenuti per poter creare questa diciamo amalgama tra il girato e il repertorio. È un docufilm, infatti, documentario film, no? Ecco, qui ci sono varie opinioni. Il docufilm in genere è un documentario dove le scene di fiction sono delle scene non recitate, sono a supporto, sono dettagli. Qualcuno ha detto, visto che c'è una trama, una sceneggiatura continuativa anche sulle scene di repertorio, dove per quali non c'è una voce fuori campo speaker, ma continuano, diciamo, la recitazione dei nostri personaggi, qualcuno ha definito un film vero e proprio. Probabilmente è il primo esperimento al mondo di film realizzato con una connessione così
intima con delle scene di girato, cioè realizzato con questo tipo di criterio. E la cosa devo dire che mi piace moltissimo averla fatta, perché è una vecchia idea che io coltivavo anche quando mi occupavo di materiali di archivio all'Istituto Luce. Sì, perché lei è stato direttore dell'archivio editoriale del Luce per... Che l'Istituto Luce cos'è? È la memoria, diciamo, la memoria cinematografica italiana, no? La memoria del cinema. Dell'immagine, meglio. Diciamo, la memoria dell'immagine, della cronaca italiana dagli anni 20 agli anni 70, dopodiché naturalmente entra in campo il repertorio televisivo, no? Rai in primo luogo. Ecco, e qui si è creata appunto la necessità, per far sì che questa unione fosse credibile, che funzionasse bene, di avvicinare il più possibile le immagini del repertorio come qualità, come percezione al girato. Ecco, il grosso lavoro che è stato fatto proprio sotto forma di restauro e di colorizzazione. Maria Teresa De Gregorio, 100 anni fa scoppiava la prima grande guerra mondiale, modo veramente... diciamo, emozionante per ricordare questo grande evento che, dimentichiamoci, è stata una tragedia storica, non è stato uno spettacolo storico, giusto per creare la dimensione storica e drammatica, umana. Certo, e di questo ne siamo perfettamente consapevoli, infatti non abbiamo voluto creare o appoggiare o sostenere questo film proprio per creare uno spettacolo, ma assolutamente per creare un documento. Noi da molti anni condividiamo con l'Istituto Luce tutte le immagini che riguardano il Veneto, storiche, immagini, filmati, e quindi nasce proprio da una necessità, da un anche desiderio della regione di mantenere assolutamente viva la memoria. La memoria perché possa essere monito per le giovani generazioni e perché possa essere elemento di riflessione. Questo film che abbiamo realizzato è uno degli elementi e dei momenti, diciamo così, delle celebrazioni. Le celebrazioni che avranno inizio nel 2015, ma già dal 2014 abbiamo incominciato, il vicepresidente della Regione, assessore alla cultura, ha incominciato a presentare al pubblico, ai veneti, a livello nazionale ed internazionale, perché anche abbiamo un'importante condivisione a livello internazionale con il Ministero Affari Esteri per la promozione di questi eventi. Un programma che è molto composito, che è un programma che è molto vasto, che spazia dagli interventi sulle strutture, sulle trincee. Direi che quasi tutta la regione ha sostenuto praticamente il restauro di quasi tutte le trincee che sono presenti nel nostro territorio, dei sacrari, e quindi da un intervento legato al territorio, quindi alle parti strutturali, all'invece la proposta di eventi culturali che possano essere un modo forse meno ortodosso ma più facile per entrare a conoscenza di questo evento che ha segnato fortemente il nostro territorio, la nostra regione. Leonardo Tiberi, sei più emozionato a maneggiare, a trattare il materiale storico, il documento, oppure la fiction, la storia che si concretizza, che si invera in questo momento storico? Ma sono due emozioni diverse. La fiction ovviamente è importantissima, perché il messaggio che principalmente è diretto ai giovani, la storia, nasce lì, no? Nasce dalla storia, una storia di giovani, perché come sappiamo sono i giovani poi che fanno le guerre, no? Quindi il messaggio è proprio hanno la forza. Che hanno la forza, no? E infatti parte dei messaggi che dà il film è che come sia facile far partire una guerra anche per motivi molto futili, no? Perché questa è una riflessione che calza molto bene col momento storico che stiamo vivendo. Siamo a Oriente. E siamo anche a Oriente. La parte del repertorio, insomma, lì c'è da parte dei miei collaboratori una certa abitudine a trattarlo. Certo che questa volta ci siamo spinti molto avanti, perché di solito sul repertorio si interviene per conservarlo. Noi invece abbiamo lavorato per avvicinarlo al girato. Avete rigenerato, tra l'altro, mi pare, questo materiale. Avete fatto rivivere, no? Rivivere completamente, partendo, come si dice, dalle matrici originali, quindi dai negativi,
cioè quelle pellicole che erano in macchina degli operatori che giravano sulle montagne e nelle trincee, che sono ormai reperti di 100 anni, cristallizzatisi estremamente delicati. Quindi si è partiti prima, diciamo, con un procedimento chimico, dopodiché siamo intervenuti a vari step fino alla coloritura, che era, appunto, sembrava la fase un pochettino più azzardata dell'operazione, no? Penso ai puristi che potevano obiettare qualcosa, no? Ma che invece poi è stata accettata, vedo, anche da loro. Quindi non si è fatta archeologia, diciamo, cinematografica, no, dell'immagine, ma al contrario. Hai fatto bene a dirlo, è esattamente l'operazione inversa. Ecco, ma come è riuscita la mia curiosità, questa qua, avendo un po' di dimestichezza con la retorica attorno alla Prima Guerra Mondiale, come è riuscito a evitare la retorica, cioè farne un colossal, no? Ma insomma, la retorica sulla Prima Guerra Mondiale credo che sia finita da tempo, no? Mi sembra che ora si parli più che altro, fino ad oggi si è sempre parlato degli aspetti più crudi di questa guerra. No? Però anche più epici, no? La Grande Guerra, il Piave che mormora, il Monte Grappa che fa da baluardo. La retorica era quella creata all'epoca. Esatto. Era creata all'epoca. E come l'abbiamo superato? Semplicemente abbassando i toni. Svolgere la narrazione, la storia, a livelli molto semplici, molto minimali. Poi ci racconterà la storia molto sinteticamente, ma ecco, alla De Gregorio una domandina. Voi avete messo a disposizione di tutti questo film? Sì, in un progetto molto diffuso e capillare nel territorio. Nel territorio? Sì. Attraverso la proposta alle scuole, alla cittadinanza, ai giovani, con un progetto coordinato da Arteven, che è il nostro circuito regionale, in collaborazione con URIPA, che è un'associazione che provvederà a diffondere presso le case di riposo, perché noi abbiamo pensato che rivolgendosi ai giovani e alle persone che anziane, che hanno avuto in modo ancora vicino il ricordo della Grande Guerra attraverso ovviamente i racconti dei loro genitori, dei loro fratelli, delle persone che hanno anche partecipato, perché ricordiamo che nel nostro territorio in Veneto la Grande Guerra, sì, sono passati 100 anni, ma è sempre ancora molto molto viva, cioè il ricordo della Grande Guerra è vivissimo, e quindi questo progetto viene diffuso nei comuni, il film verrà proiettato nei comuni, nelle scuole, presso le case di riposo, unitamente a degli spettacoli di teatro. E gratuitamente, no? E gratuitamente. Io vorrei, e lo leggo perché non vorrei sbagliare, io vorrei ricordare il sito, che è molto importante, perché il sito è sempre aggiornato e dà la perfetta cronologia degli eventi, dei luoghi, di dove si può assistere e a vedere il film, ma anche altre proposte culturali e di spettacolo sui temi della Grande Guerra. Quindi il sito, ricordo, è www.venetograndeguerra.it oppure www.arteven.it, www.uripa.it. Quindi i siti rivolti alla, sono il sito appunto della regione, il sito grandeguerra.it, il sito di Arteven, che è il nostro circuito regionale che porterà capillarmente in tutti i luoghi del territorio, presso i comuni, ripeto, che ho le scuole, e l'URIPA che si dedicherà alle case di riposo. Fango e Gloria, il regista Leonardo Tiberi. Ci racconti un po' brevemente la trama di questa vicenda amorosa, borghesuccia, che si svolge prima e durante questa epopea, chiamiamola così a questo punto, o questa tragedia immane, che fu la Prima Guerra Mondiale. È la storia di tre ragazzi, amici fra loro, due sono legati anche da un punto di vista sentimentale, rappresentano il ragazzo del 1915, il giovane italiano del 1915, sono stati individuati come appartenenti alla piccola borghesia di provincia, perché solo in questo modo potevamo poi far raccontare da loro stessi
le vicende della guerra e gli antefatti della guerra. Un contadino non poteva sapere degli Asburgo di Poincaré, il presidente francese, e così via. Parlano un dialetto romagnolo di fantasia, perché non volevamo individuare... Perché ha scelto romagnoli? Centro Italia. La guerra è stata anche il punto, il posto dove secondo molti storici si è concretizzata l'unità del paese. Nelle trincee si parlavano 20-30 dialetti e probabilmente c'è una scena del film che sottolinea questo aspetto. Certamente un siciliano non poteva capirsi con un piemontese, quindi hanno gioco forza, hanno cercato di intendersi, di sentirsi parte di una stessa nazione. I tre ragazzi seguono vie diverse, senza togliere ai spettatori il gusto del film, seguono vie diverse, comunque la loro vita viene profondamente condizionata e intaccata dalle vicende belliche, sulle vicende belliche che loro stessi raccontano durante il film. I motivi, diciamo così, tra virgolette ideologici o sociali, sui quali lei ha insistito in modo particolare per rendere bella questa narrazione avvincente? Beh, i motivi sono innanzitutto dal punto di vista, se vogliamo chiamarlo sociologico, mettere in luce come raccontare come l'Italia del 1914 fosse un'Italia, un paese in fortissimo sviluppo. Noi sappiamo che gli anni d'eccellenza del Novecento sono stati gli anni 10 del periodo giolittiano e gli anni 60, quelli del miracolo economico. La Belle Époque. Il miracolo economico che poi è stato particolarmente, ha toccato particolarmente la regione del Veneto, per esempio. No? Lo sviluppo industriale dell'Est è nato proprio in quegli anni, come sappiamo. Ecco, quindi tre persone che avevano di fronte un futuro buono, eccellente. Un futuro eccellente, insisto sul progresso, insisto sulla velocità, no? Che era un tema caro ai futuristi, ma che poi si concretizzava in trovate tecniche. La guerra ha meccanizzato l'Italia, dicono, sì, anche, la guerra ha costretto la gente a obbedire, il popolo contadino a rispettare un ordine. Certo, però avrebbero avuto sicuramente un futuro molto più tranquillo tutti quanti. Poi da un punto di vista invece industriale, però qui il tempo, diciamo, saremmo andati un po' fuori tema, che ci sia stato poi uno sviluppo industriale incredibile, questo è nei fatti. Io per fare questo film mi sono documentato in vari archivi, se noi consideriamo che l'Italia era un paese che aveva appena 50 anni, confrontarsi con dei colossi come era la Germania o l'Austria-Ungheria, soltanto affidandosi alla propria capacità industriale, che era quella del triangolo famoso, no? Genova, Milano, Torino. E insomma, tirando fuori una produzione che ha degli incredibili, ho visto dei dati incredibili. Era un triangolino, poi non era un triangolone. Era un piccolo triangolo, certo. Un messaggio che voi portate anche all'estero, dottoressa De Gregorio. È un messaggio che portiamo all'estero, perché grazie a un'intesa che ormai abbiamo sottoscritto da parecchi anni, che ci ha consentito di promuovere in maniera molto efficace all'estero la cultura del Veneto. E quindi con questa intesa tra la Regione Veneto e il Ministero Affari Esteri porteremo questo film e altre cose all'estero, presso gli istituti italiani di cultura, le ambasciate e i consolati. È un programma abbastanza ambizioso, ma che riusciremo sicuramente a portare a termine. Prenderà avvio il 25 di febbraio, quindi la prossima settimana, a Parigi, all'Istituto Italiano di Cultura e al Consolato Generale. Inizierà appunto con la proiezione del film Fang e Gloria, alla presenza di rappresentanze del governo italiano, oltre ovviamente regionali, e alla presenza anche del ministro delegato francese alle commemorazioni della Grande Guerra. Pregherei la regia di rimettere in onda le immagini che abbiamo visto prima. Intanto chiedo al nostro regista, ecco, i giovani di oggi, così facciamo un po' un po' di fantasia, come si troverebbero di fronte a un evento del genere? Come lo vivrebbero? Allora, diciamo innanzitutto che la Grande Guerra è scoppiata
dopo un periodo di incredibile pace per l'Europa. Non c'era mai stato nella storia del continente europeo, non c'erano mai stati 40 anni di pace totale, no? Perché dalla guerra franco-prussiana non c'erano stati più eventi bellici. Però nell'aria la possibilità di una guerra aleggiava. Noi sappiamo che le diplomazie anche di fine Ottocento avevano nelle loro, diciamo, nel loro repertorio l'incontro, il colloquio, la lettera, dopodiché si partiva con gli eserciti. Ecco. Credo, quindi rispondo alla sua domanda, credo che così come si stanno mettendo le cose oggi, anche un giovane che non può non pensare a delle virtù del genere possa fare delle riflessioni, cioè, che ci possa essere anche oggi la possibilità, se non si lavora nel senso, nella direzione della pace, di trovare, inventarsi dei motivi per poter scatenare delle guerre incontrollabili. Ma vede, nei giorni di oggi, nei giorni italiani, nei giorni veneti, per stare alla ragione in cui noi ci troviamo, no? Questo spirito interventista, questo entusiasmo per la guerra che sembrava aleggiare in quegli anni? I nostri interpreti non hanno assolutamente nessun entusiasmo per la guerra, cioè la subiscono la guerra, la subiscono loro, la subisce la ragazza del protagonista, la subisce il papà socialista e quindi non interventista, però uomo dell'Ottocento, no? Quindi legato al senso di appartenenza, al dovere, tutte cose che all'epoca avevano una loro importanza, insomma, le hanno perse. Però a giudicare da come seguono i ragazzi in sala questo film, io direi che li coglie in modo particolare. Cioè vedere, io ho assistito a diverse proiezioni con scolaresche, vedere le ragazze con gli occhi lucidi e i ragazzi muti dall'inizio alla fine, beh, è un buon segnale. Che cosa senza emozione? Neanche un cellulare che squilla. Che cosa emoziona in modo particolare? Ma secondo me la sensazione che dà il film di estremamente reale, di non fiction, cioè, il tono che abbiamo voluto dare, questa semplicità, i dialoghi così come sono stati congegnati, vanno tutti quanti in questa direzione. Non c'è assolutamente il sapore di una fiction, di una rappresentazione di inizio Novecento. Insomma, vedete cose che parlano, sono accadute, ecco, vedete, sì, cose sono accadute. Ma parlano in linguaggio nostro. Parlano in linguaggio nostro, scherzano, ridono, cioè, e questo aiuta secondo me, assieme al lavoro di attualizzazione fatto sulle porte, io ho coniato questo termine, non so se sia corretto, attualizzazione, giornalisticamente si usa, esatto, cioè, io riattualizzo un fatto del passato, non soltanto per renderne la modernità, ma anche per parlare di cose questa attuali. Questa miscela evidentemente funziona bene, io sono molto contento perché vedo che le mie idee trovano un riscontro. A questo punto, Maria Teresa De Gregorio, obiettivo centrato. Assolutamente, obiettivo centrato, anche perché se posso aggiungere alle riflessioni di Leonardo Tiberi, è un obiettivo centrato proprio perché credo che molti giovani si riconoscano in questa storia, cioè nel senso è una storia individuale di giovani che si sono trovati in quella situazione, in quel momento, in quello stato, a dover perdere praticamente quello che era il loro futuro, quello che poteva essere la loro speranza nella vita, e quindi credo che ognuno si possa un po' riconoscere in una situazione che potrebbe anche essere stata la loro in una situazione del genere. Quindi io credo che veramente abbia colpito i sentimenti delle persone e i sentimenti non solo dei giovani, ma proprio degli spettatori. È un film che più lo si vede, più lo si scopre. Io ho avuto modo di dirlo anche al regista e l'ho visto più volte. Ovviamente per esigenze, anche perché l'ho accompagnato e lo accompagniamo molto volentieri nel territorio. Però ogni volta questo film non solo dà qualcosa di diverso in termini emotivi, ma proprio
effettivamente si vedono dei particolari, delle scene che sfuggono alla prima visione, che è una visione fortemente emotiva, di impatto generale. E io credo che è un po' come osservare un'opera d'arte, di fatto, perché l'opera d'arte che ogni volta che la si vede più con attenzione, la si scopre con una diversa luce, una diversa prospettiva, e questo è quello che il film riesce a dare. Io credo che sia veramente un'opera d'arte, come l'ha definita anche nella sua presentazione Philippe Daverio al Teatro Verdi di Padova, e è un'opera d'arte, un'opera di grande sensibilità, un'opera che contrasta, che mette in contrasto quella che è una storia individuale, quindi di sentimento, di amore, di storia, di vita vissuta, con poi la tragicità e la crudeltà di quello che fu l'evento bellico. C'è qualcosa di inedito, di immagini inedite mai pubblicate, mai divulgate in questa sua opera di Beri? Ma sicuramente qualche inquadratura che fin oggi non si era mai vista per motivi pratici, per motivi tecnici c'è. Perché noi abbiamo fatto un restauro su tutto il materiale che avevamo a disposizione e che avevamo intenzione di montare. Si tratta naturalmente di inquadrature. Ci sono delle curiosità più che delle novità. La curiosità maggiore è la scena dell'affondamento della Viribus Unitis, infatti, austriaca. Tutti l'abbiamo studiata a scuola, ecco, ma nessuno ha visto immagini così belle. È incredibile. Allora, quella scena dell'affondamento della nave è stata ripresa dagli austriaci. Quindi non è film, è realtà quella. Allora prego le regie, ecco, di mettere in moto le immagini, che sono sempre belle. Ecco. Allora, le cose sono andate in questa maniera. Dopo i 3 anni di guerra, la flotta austriaca aveva deciso di fare un'incursione in grande stile in Adriatico per forzare il blocco nel Salento, che è stato creato dagli italiani insieme ai francesi. Era così sicura di poter Eccola qua. No, questa è una delle navi che facevano il blocco nel Salento. Poi abbiamo la nave. Commentiamo un po' queste immagini qua, allora, visto. Beh, queste sono immagini di retrovia. Questa è un'immagine dell'aeronautica, i grossi mortai che avevamo. Ecco, e questa invece è la scena della Viribus Unitis. Eccola qui. Allora, documento. Questo è autentico al 100%. È stato girato perché, come dicevo prima, uscendo in questa grande operazione erano talmente tranquilli di poter arrivare, raggiungere il loro obiettivo, da imbarcare sulla nave gemella della Viribus Unitis una vera troupe cinematografica venuta da Vienna. Ah! Una vera troupe, infatti la qualità è eccellente di queste scene. La troupe viaggiava sulla nave che era distante 200-300 metri dalla Viribus Unitis. Quando Rizzo lancia il suo siluro, gli operatori della nave, da perfetti teutonici, erano pronti, ligi al dovere, hanno ripreso non soltanto l'affondamento, ma anche il recupero dei naufraghi. Quindi questa pizza poi, per un fatto, mi immagino, di imbarazzo, venne abbandonata nel porto di Pola e fu recuperata dagli italiani quando andarono a Pola. Quindi venne fuori dopo qualche anno. Comunque è originale al 100%. Quindi avete anche recuperato con questa operazione cinematografica una pagina importante della storia del Veneto. Assolutamente. Abbiamo recuperato una pagina importante della storia del Veneto, abbiamo recuperato il nostro territorio, abbiamo voluto dare un senso di grande testimonianza a quella tragedia che nel Veneto ha avuto, appunto, come ho già detto prima, il suo scenario maggiore. Leonardo Tiberi, lei è romano di Roma, mi pare, se ho letto bene la sua... Lo dice anche il cognome. Anche il cognome Tiberi, Tiberi, un nome tipico romano, no? Certo. Bene, commuove questo film qui, in questa terra dove la grande guerra è stata vissuta, è stata combattuta, qui ci sono stati ogni famiglia ha 2 o 3 morti, parliamo delle storiche famiglie. Bene, nel resto d'Italia come è vissuto, come è visto questo fango e...
Cioè, come hai visto il film e come hai visto la Grande Guerra? No, il film e la Grande Guerra. Beh, il film funziona perfettamente. Funziona e provoca lo stesso tipo di reazione sia qui che a Milano, dove eravamo ieri. L'ho visto a Torino anche con nella sala Agnelli con un pubblico circa 800 persone c'erano. Quindi mi sembra che le reazioni siano uguali dappertutto. Come sensibilità la Grande Guerra, beh, io devo dire che probabilmente nei miei ricordi giovanili c'era più spazio per la Grande Guerra che non per la Seconda. Io ricordo le riunioni familiari dove c'erano degli zii o dei nonni, ci si vedeva la domenica, insomma, quando loro cominciavano a parlare, dove si trovavano, c'era un silenzio religioso. E invece, parlo degli anni 60, quelli che avevano i più giovani, che hanno partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, venivano messi da parte, perché i vecchi dicevano: no, voi state zitti che non avete combinato niente. Noi abbiamo combattuto, no? Ecco, torniamo sempre qui al nostro Veneto. La regione, con quali risorse si è impegnata in modo particolare? Come si è mossa? Beh, c'è stato un investimento notevole per quanto riguarda la parte, diciamo, di restauro di tutti i manufatti e dei siti soprattutto, e poi si è mossa con un sostegno alle diverse iniziative che in maniera capillare nel territorio vengono proposte dalla regione, ma anche proposte dal territorio, dalle associazioni, dalle tante associazioni di volontariato, tante associazioni militari, dagli alpini. Quindi c'è una, diciamo, proprio interessamento e coinvolgimento corale. Ecco. E noi, e la regione ha cercato di assecondare al massimo, tenendo ovviamente una regia di serio governo del territorio, ma ha cercato di dare voce a le molte esigenze, le molte anche in maniera entusiastica che sono proposte che sono arrivate. Torno alla mia domanda di prima, lei Tiberi, romano de Roma, no? Ecco, come si è calato nella realtà qui del Veneto, no? Che cosa ha incontrato qui nel Veneto? Come è riuscito a interpretarlo? Allora, io devo essere sincero, al di là dell'apporto fondamentale della Regione Veneto, che è stata decisiva in questa operazione, e rapporto con Maria Teresa, estremamente collaborativo, mi aspettavo francamente un atteggiamento un po' freddo, perché per noi il Veneto è un po' così, no? Non è un passionale come, diciamo, secondo certi canoni. E quindi come mi sono trovato? Mi sono trovato bene, perché ho trovato un entusiasmo e una collaborazione che, francamente, proprio perché sono arrivato con questa idea, no? Non mi sarei aspettato. Io ricordo sempre con piacere il primo incontro con il sindaco di questo paesino, dove abbiamo realizzato una delle location, che mi fece vedere prima delle trincee. Le trincee dal punto di vista nostro non funzionavano. Io dissi: ma bisognerebbe farla una trincea, che mi sono, quanto costa? Dopo un quarto d'ora aveva convocato il geometra, quello delle pale meccaniche, i camionisti, le cose, insomma, e in due, tre weekend con i volontari della Protezione Civile mi hanno costruito la trincea. Quindi più di questo. Maria Teresa De Gregorio, direttrice del Dipartimento Cultura della Regione Veneto, giusto per presentarla, e l'ultima domanda che facciamo, ecco, che messaggio da questo film? Il messaggio è quello di una riflessione profonda su quelli che sono stati i fatti, e che soprattutto, insomma, in un momento, come si diceva anche prima, abbastanza difficile per il mondo intero, quale quello che stiamo passando, possa essere anche di monito. Ma io vorrei aggiungere una cosa a quanto ha detto, che con molto piacere accolgo e colgo il fatto che la capacità di girare bene in Veneto, come è stato detto da Leonardo. E questo però è sicuramente nasce da una, diciamo così, anche spontaneità, da una voglia di farsi coinvolgere, da un entusiasmo, ma nasce anche da una
da un lavoro fatto nel territorio a sensibilizzare questo tipo di necessità. Cioè la nostra, le attività di Film Commission che noi cerchiamo di fare nel territorio sono proprio determinate verso questo tipo di capacità di accogliere bene le produzioni. Certo. Fango e Gloria, un bellissimo film dedicato alla Prima Guerra Mondiale, sulla Prima Guerra Mondiale, documenti con fiction mescolati. Cos'è stata, battuta finale, la Prima Guerra Mondiale vista da un regista del nostro tempo? La Prima Guerra Mondiale è stata un evento epocale, come leggiamo, come studiavamo sui libri di testo. È stata per noi, secondo altri storici, la quarta guerra d'indipendenza, cioè quella che ha finito, terminato, diciamo, questa opera di unificazione del territorio. È stata una prova generale per la nazione, una prova generale per tastare, anche se il termine è un po' brutale, il senso di appartenenza di questa nazione che aveva appena 50 anni in confronto ad altre che avevano 4 secoli, 5 secoli di vita. È stato un enorme sacrificio, gente che, molti analfabeti, gente che non capiva per quale motivo dovesse andare lì a lasciarci la pelle. Si è un po' fatta l'Italia. Ma sì, io direi così, brutalmente sì. Nelle trincee si è fatta l'Italia. Sì. Abbiamo concluso, il nostro tempo è scaduto, un invito, andiamo a rivedere questo bellissimo film Fango e Gloria, che raccontano anni importantissimi della nostra storia, la storia della Prima Guerra Mondiale. Appuntamento con Linea Diretta, a domani.